campioni, mister, un pareggio che l'accontenta intanto? Beh, io penso che il risultato di pareggio non accontenti mai nessuno. È chiaro che siamo passati in vantaggio e è un peccato perché appunto abbiamo subito questo gol su palla inattiva, però devo dire che i ragazzi hanno fatto un'ottima partita contro una squadra che è prima in classifica e non a caso, ecco, quindi una squadra ostica, difficile da affrontare, che fa giocare male sempre a squadra avversaria, però mi è piaciuto l'atteggiamento nostro che fino all'ultimo secondo ha cercato di far sua la partita. Però ripeto, un complimento a tutte e due le squadre. Penso che generalizzare su tutta la piazza non sia corretto, ecco. E non vale la pena neanche star lì a evidenziare questa situazione di quei 2, 3, 4, non lo so, tifosi, per se così li vogliamo chiamare, che magari non sono soddisfatti o magari possono offendere un proprio Beniamino, ma non mi sento assolutamente di generalizzare, perché la piazza di Lanciano credo che sia soddisfatta di quello che stiamo facendo come noi, quindi non è neanche il caso secondo me di commentarlo. È chiaro che il Presidente in tribuna magari le sente più di me, ripeto, quello che stanno facendo i ragazzi è qualcosa di straordinario. Mi sembra strano che l'anno scorso si parlava di miracolo e quest'anno magari ci possa essere questo atteggiamento, però ripeto, noi dobbiamo guardare al campo e pensare a tutti quelli come i ragazzi della curva, ma la maggior parte dello stadio che ci acclama e ci spinge per fare risultato. Pareggio la soddisfa? Avevate tante assenze? Ha rimodulato un po' la squadra? No, mi soddisfa perché prendere un punto a Lanciano in questo contesto qui non è mai facile. È una squadra forte Lanciano, una squadra che sta dimostrando di meritare la classifica che ha. Noi venivamo da 10 risultati utili consecutivi, quindi fare l'undicesimo in una giornata in cui avevamo molti giocatori fuori è comunque un risultato positivo per noi. Due promozioni a Lanciano, ritorna dopo 11 anni in questo stadio, qualche emozione in più rispetto al solito c'è stata, immagino. Assolutamente sì, però mi fa piacere che anche Lanciano sia cresciuto molto come società, come, diciamo, è una squadra che è al quinto posto in Serie B, quindi anche Lanciano è cresciuto, sta nell'elite di questa categoria e sono contento.